Allora, il primo problema di Cauchy è il seguente: y secondo uguale a seno di x con condizione y di 0 uguale a 1 e y primo di 0 uguale a 1. Allora, guardate, un'equazione differenziale del secondo ordine di questa tipologia: y secondo di x uguale ad f di x. Sono, diciamo, equazioni differenziali che ammettono soluzione esplicita e che si ottiene per integrazioni successive. Cioè integro una la prima volta e ottengo la y primo, integro la seconda volta e ottengo la soluzione. Quindi queste si risolvono per integrazioni successive. Saranno due se l'equazione è di ordine 2, saranno tre se l'equazione è di ordine 3, chiaro? Quindi come devo fare per risolvere questa equazione differenziale? Parto dall'equazione y secondo uguale a sen x, il che significa che y primo è uguale a meno cosen x più una costante, chiamiamola c con 1, il che significa che y è uguale a meno sen x più, sto integrando, vedete ogni volta sto integrando, più un'altra costante, dove c1 e c2 sono numeri reali che rideterminano usando le condizioni iniziali. In particolare il fatto che y con 0 sia 1 e che y' di 0 pure faccia 1 equivale a dire che y di 0 uguale a 1 significa che metto al posto di x 0, qua ottengo 0, qua ottengo 0 e qui ottengo che c2 uguale a 1. Dire che la y' in 0 fa 1 significa, questo mi dà il coseno 0 che fa 1, quindi c1 meno 1 fa 1. Quindi abbiamo ottenuto che c con 1 è uguale a 2 e c con 2 è uguale a 1. Quindi la soluzione del problema la possiamo scrivere esplicitamente meno sen x più 2x più 1. Eccola qui, va bene? Integrazioni successive per risolvere equazioni differenziali del tipo y n, queste fanno parte, possiamo scrivere in generale che qui potete metterci n, derivata di ordine n uguale ad f di x. Andiamo avanti. Allora, l'esercizio è il seguente, abbiamo y secondo uguale a e elevato alla y primo con y di 0 uguale a 1 e y primo di 0 uguale a 2. Questo tipo di equazioni differenziali, vedete, non è del tipo y n uguale a f di x, sono invece della tipologia in cui è possibile abbassare l'ordine dell'equazione differenziale, cioè sono del tipo, chiamiamole così, y n uguale a f di x virgola, vi scrivo questo, guardate, scrivo così, y primo virgola, y secondo virgola, y n meno 1, sono di questo tipo, dove guardate che cosa è importante? Guardate, la funzione f non dipende esplicitamente da y, dalla soluzione stessa, ma compaiono solo le derivate. Vedete? Nel nostro caso specifico abbiamo la derivata seconda come funzione di, questa non dipende neanche esplicitamente da x nel nostro caso, di y'. Questo è il nostro caso, questo è il caso generale. Può dipendere da x, non è un problema. L'importante è che non dipenda esplicitamente da y. E come si risolve? Queste si abbassa l'ordine dell'equazione facendo un cambio di variabili, sostituendo per esempio nel nostro caso quello che si fa è si pone z uguale a y'. Capite che se z uguale a y', allora z' uguale a y', e quindi questa diventerebbe z' uguale ad f di z, quindi di primo ordine. Quindi dal secondo ordine si è passato un'equazione del primo ordine. Però la cosa importante è che la funzione non deve dipendere esplicitamente dalla variabile y. E quindi torniamo al nostro esercizio e facciamo questo che vi ho detto. Abbassiamo l'ordine. Poniamo quindi y' uguale a z, y secondo sarà z'. E quindi se volete possiamo anche direttamente sostituire la condizione. Vedete che verrà un'equazione del primo ordine in z, che quindi conterrà una sola condizione, che è quella relativa al valore della z in 0, che coincide col valore della y in 0, che è 2. Quindi il nostro problema diventa z' uguale ad e elevato a z, con z di 0 uguale a 2. Quindi risolvo il problema in z, e poi mi ricordo che z è uguale a y', quindi devo integrare ancora una volta. Intanto risolviamo questo problema in z. Allora, questa vedete è a variabili separabili, posso dividere per e alla z senza problemi, e quindi otteniamo che integrale tra z di 0, cioè tra 2 e z di x, cambio il nome alla variabile di d1
u fratto e alla u è uguale all'integrale tra 0 e x in dt, ok? Allora, chi è la primitiva della funzione? Questa, se volete, è come se ci fosse scritto e elevato alla meno u, e elevato alla meno u, o chiamatela t, adesso non so come volete, come vi piace più a voi, tanto non conta. E quindi questo è meno e elevato alla meno u, calcolato, quando scrivo così, quando metto questa barretta, intendo che lo devo calcolare, tra 2 e z di x, e questo fa x. Quindi, calcolandolo in 0, viene meno e alla meno z, mettiamo anche la dipendenza da x, più e elevato alla meno 2 uguale ad x, da cui e elevato a meno z di x deve essere uguale a e alla meno 2 meno x. Ora, da quest'uguaglianza segue subito che, se, valendo quest'uguaglianza, deve necessariamente, essendo il primo membro positivo, deve succedere sicuramente che e alla meno 2 meno x deve essere maggiore di 0. Quindi, se volete, stiamo dicendo che la nostra soluzione sicuramente definita per x minore di 1 su e al quadrato, ok? Adesso vado avanti, esplicito z in funzione di x e quindi applico la funzione logaritmo naturale e quindi quello che ci viene è che z di x uguale a meno il logaritmo naturale di e alla meno 2 meno x. Non lo metto in valore assoluto perché e alla meno 2 meno x è positivo, va bene? Ma z è y' di x, quindi questo è come dire che y' di x è uguale a meno logaritmo naturale di e alla meno 2 meno x. Quindi per ricavare la soluzione devo integrare ancora. E quando integro, adesso integro questa espressione tra 0, adesso chiamiamolo l'integrale tra 0 e x di questa quantità, uguale a meno l'integrale tra 0 e x di questa, va bene? Ora qui c'ho la y', quindi l'integrale di questa è la differenza agli estremi, cioè y di x meno y di 0, questo è uguale a meno, adesso devo integrare tra 0 e x questa funzione. Fatemi cambiare anche il nome alla variabile, vabbè qui l'avevo chiamata x ma non è un problema, ci siamo capiti. Adesso come integro il logaritmo naturale di a alla meno 2 meno t? Lo integro per parti e quindi considero 1 il fattore differenziale, uguale puntini puntini, alla fine quello che mi viene è che la soluzione y di 0 lo devo andare a sostituire dai dati dell'equazione che era uguale a 1, quindi al posto di y con 0 potete mettere 1 e da qui ottenete, se vi fate i calcoli, si tratta di integrare per parti il logaritmo, questo viene uguale a meno x più e elevato alla meno 2 che moltiplica il logaritmo della stessa cosa, e alla meno 2 meno x più 2 e alla meno 2 più 1. Questa è la soluzione del problema. E questa è definita per x minore di 1 su e al quadrato. Qui abbiamo un'equazione, diciamo, dello stesso tipo di queste che abbiamo visto, e abbiamo, questa è l'equazione differenziale, y, la derivata terza di y uguale a e elevato a 2 derivata seconda di y, con y di 0 uguale a y' di 0 uguale a y secondo in 0 uguale a 1. Allora, qui vedete, siamo nella stessa tipologia di prima, non c'è la dipendenza esplicita da y, ed è un'equazione differenziale del terzo ordine. Allora, in questo caso la sostituzione che dovete fare, in questo caso, la nei casi similari, la derivata seconda di y uguale a z, per passare di nuovo a un'equazione differenziale del primo ordine, che è del tipo z' uguale a e elevato a 2z, e la condizione iniziale viene z di 0 uguale a 1. Allora, questo lo sapete fare, il calcolo della z, risolvere questo, di nuovo vedete l'equazione differenziale, di nuovo e variabili separabili, quindi la potete integrare. E quello che dovete fare poi per ritornare indietro sono due integrazioni successive. La prima che vi restituirà la y' e la seconda che vi restituirà la soluzione y. Adesso questo conto ve lo risparmierei e anche la soluzione, non vi scrivo la soluzione perché è molto lunga, comunque diciamo vi esorto a farli questi esercizi. Abbiamo derivata seconda y secondo uguale a 4 più 9x meno 1 su x per y', con la condizione che y di 1 è uguale a y' di 1, che è uguale a 1. Allora, anche questa, ragazzi, è della forma di quelle di prima, cioè anche qui il modo per risolvere questa equazione differenziale è quella di abbassare l'ordine, per esempio ponendo ovviamente z uguale a y', così viene un'equazione differenziale del primo ordine.
solitudine che non ha particolari difficoltà perché diciamo il calcolo di questa non la, diciamo, la soluzione di questa non è difficile da calcolare, però quello che volevo farvi vedere è come da un'equazione differenziale potete passare a un sistema. In particolare, diciamo, qual è l'idea? Quella che appunto vi stavo dicendo, quello, poniamo z uguale a y primo, e allora che cosa il nostro sistema si può scrivere in questa forma? Guardate un attimo. Allora, intanto scrivo che y primo è z. Dopodiché, se faccio la derivata di z, ottengo y secondo, che è 4 più 9x meno z su x. E poi abbiamo le condizioni per cui z di 1 è uguale a y di 1, che è uguale a 1. Quindi vedete adesso se noi chiamiamola y grande sarà il vettore di componenti yz e chiamo f grande di xy, il vettore di componenti z4 più 9x meno z su x, possiamo risolvere questa equazione differenziale risolvendo il sistema y' uguale ad f di xy. Questo è un sistema di equazioni differenziali. Vedete, un'equazione differenziale del secondo ordine si riconduce a un sistema di equazioni differenziali del primo ordine, di due equazioni differenziali del primo ordine. Come si risolve questo sistema? Prendiamo la seconda equazione e moltiplichiamo tutto per x. Quindi se prendo, vedete, siamo il dato iniziale è in 1, quindi x diverso da 0, qui si assume che x sia diverso da 0, altrimenti l'equazione, diciamo, non ha neanche significato. Quindi moltiplichiamo tutto per x dalla seconda equazione, otteniamo che z' per x, porto anche z al primo membro, più z, è uguale a 4, scusate, z' per x più z è uguale a 4x più 9x quadro. Adesso ci accorgiamo subito che questo è il primo membro e la derivata di z per x. È vero? Che se derivo z per x, cioè z' per x più la derivata di x che è 1 per z, quindi per la seconda non derivata. E adesso a questo punto prendo questa uguaglianza e la integro tra 1x e quindi ciò che l'integrale fra 1x, adesso chiamo la variabile x t, di z per t, derivata prima è uguale in dt, è uguale all'integrale tra 1 e x di 4t più 9t quadro in dt. E adesso qua devo fare l'integrale della derivata, che significa calcolare il teorema fondamentale del calcolo integrale, che significa prendere la funzione e valuta gli estremi, e quindi avrei che z di x per x meno 1 per z di 1, giusto? È uguale, questo lo posso calcolare, questo mi dà come primitiva t quadro mezzi, per 4 mi dà 2t quadro, e questo mi dà t al cubo terzi, per 9 fa 3t al cubo, quindi 2t quadro più 3t al cubo valutato fra 1x. Quindi qui c'è scritto che z di x per x. Ora la z di 1 quanto vale? La z di 1 abbiamo detto valere 1, quindi qui c'è scritto meno 1, quindi lo portiamo dall'altra parte, è uguale a 1 più, adesso qua viene 2x quadro più 3x al cubo e poi valutato in 1 viene 5, in totale quindi viene meno 5. Ok? Quindi abbiamo ottenuto che x per z di x è uguale a 2x quadro più 3x al cubo meno 4, da cui otteniamo che z di x è uguale a 2x, dividendo tutto per x, più 3x quadro meno 4 su x. Ma questo è z, adesso abbiamo ottenuto z nel sistema, dalla prima ottengo y', dalla prima equazione ottengo quindi che y' è uguale a 2x più 3x quadro meno 4 su x. Integro questa ancora tra 1 e x e ottengo che y di x meno y di 1, sto integrando tra 1 e x, tra 1 e x, questo uguale, se vi fate il conto qui, quello che vi viene è x quadro più x al cubo meno 4 logaritmo di x, non metto il modulo perché x è maggiore di 0, stiamo supponendo x maggiore di 0, comunque x era diverso da 0, e quindi abbiamo che y di 1 valeva 1, e quindi viene in totale x al cubo, mettendo in ordine, più x quadro meno 4 logaritmo di x meno 1, definita quando x è maggiore di 0.
Ora la soluzione potrebbe anche essere definita per x minore di 0 mettendo il modulo di x, quindi diciamo, potrebbe poi globalmente essere definita in tutto r eccetto 0, 0 ovviamente non può essere considerato perché nell'equazione compare la funzione, diciamo, la f di x, y non è definita per x uguale a 0, tuttavia però poi si perdono le condizioni iniziali, quindi questa è la soluzione e questo è l'intervallo massimale di esistenza.